città, per l'arte, per la cultura, in un luogo straordinario dedicato a Nino Rota, che per 40 anni ha legato la sua attività a questo conservatorio e a questa città. È una serata storica perché sono passati 26 anni per riaprire questo luogo all'ascolto della musica, alla creazione di nuovo pubblico e alla formazione di nuovi talenti. E penso che purtroppo questi 26 anni abbiamo tolto questa occasione a tre generazioni. Oggi questa città, con questo evento, con la presenza anche di Carla Fracci, guarda al futuro, che è un futuro fatto di tanti contenitori, grandi contenitori culturali che si riaprono uno alla volta, per dare la possibilità ai cittadini della città di Bari, dell'area metropolitana di Bari, di trovare il gusto per l'arte, per la cultura, per la bellezza. Dedicato ai giovani, tanto, tanto, tanto amore, affetto e un grande aiuto per avvicinarsi sempre di più alla musica. Io lo ricordo con grande emozione. Lui è stato per me non solo un maestro, ma un amico fittuoso. Abbiamo passato dei momenti insieme meravigliosi a casa di Nino, ascoltandolo, perché lui suonava nella la sua musica, e siccome Beppe Menegatti aveva chiesto di dedicare a noi la vita di Maria, la musica che poi non siamo riusciti a portare in scena, però questo rimane ancora una speranza che si possa realizzare qua.